Calamarata e calamaro, nomi simili ma cibi diversi, un po' come merda e merda. Merda sai cos'è? E merda. Chiarito ogni equivoco, facciamo da mangiare. Olio, aglio e peperoncino. Soffrigge bene, quindi mettiamo subito il calamaro. Fiamma medio-alta, non deve bollire su se stesso. Quando diventa bianco-bianco, vuol dire che è pronto. Aggiungiamo i pomodorini. Ti aspettavi che io sfumassi col vino? Twistone, no. Aggiungiamo anche il sale, fiamma bella-alta. Non possiamo stracuocere il calamaro, sennò diventa gommoso, quindi spegniamo. I pomodorini hanno fatto sì e no un minuto. In sostanza, 2 minuti i calamari e uno i pomodorini. 2 minuti di pasta qui dentro, fiamma altissima. La volontà, un filo d'olio e pronti. Pomodorino, proprio buono, bravo. Tutorial brutto della pasta col calamaro. Spiace sempre, però ogni volta che ti faccio vedere un animale è per mangiarmelo. Torturandolo pure, prima lo tagliamo. Poi prepariamo un bel soffritto con salvia, peperoncino e aglio. E appena tutto è rovente, lo bruciamo vivo in pratica. Sento sempre un po' in colpa, poverino. Tagliamo pure la pasta. Sai che è pronto quando diventa bianco su ogni lato. E non ci vogliono più di 3 minuti. Scottiamo dei pomodorini. Fiamma abbastanza alta, il nostro calamaro deve soffrire. Un pochino di sale. Pesava troppo il culo e l'ho tagliato troppo grosso. Cioè, questo è intero praticamente. Mi rendo conto che oggi serissimi, cioè. Forse è il dispiacere di aver ammazzato un altro animale. Appena i pomodorini sono belli scoppolosi, puoi spegnere e attendiamo la pasta. Sbrigati, sei sempre in ritardo, cazzo! Oggi ho cucinato solo per me. Fa bello vedere una porzione sola che finirà solo, tutta in un piatto. Sembra tantissima. E pronti! Buono.